Ciao a tutti Nesini, oggi sono qui con un nuovo video. In questo video andremo ad aprire alcuni gashapon che mi sono arrivati da Candy Sun. Non sono tanti, stavolta sono purtroppo soltanto tre, però ve li volevo aprire insieme a voi appunto. Non ne ho presi tantissimi perché c'erano delle belle collezioni Pokémon, però ho voluto tentare la fortuna prendendone soltanto uno per tipo. Se poi magari cambio idea e mi piacciono, ne prenderò altri. Ovviamente vi faccio vedere il sito, così se vi interessa potete andare a vedere cosa c'è. Solitamente in modo abbastanza frequente vanno a diciamo aggiornarli e quindi ce ne sono di nuovi entro qualche settimana, ne troverete altri. Quindi andiamo subito a vedere cosa c'è all'interno del pacco. Allora, qui vedete subito il loro foglietto solito. Ve lo faccio vedere, ecco, velocemente. Questi sono i loro contatti. Eccolo qua. E questo è il sito, candysun.com. E niente, quindi trovate lì appunto gashapon e cose da mangiare, snack giapponesi. E all'interno abbiamo dei gashapon che ora vi faccio vedere. Eccoci qua. Allora, questo intanto il colore è stupendo. Allora, mi hanno mandato come omaggio, di solito mettono sempre un omaggino di snack, oppure fazzoletti, eccetera, cose kawaii. Questo è un omaggino di alcune caramelle, tipo Ziguli, tipo le nostre Ziguli, che sono appunto celesti, rosa o gialle. Eccole qua. Ora non le vado ad assaggiare, però sono queste. Allora, tutto a tema Pokémon stavolta. Inizierei da questo. Allora, sono tre serie differenti, sono molto carine, ve le consiglio assolutamente, quindi se riuscite andate a prenderle. Allora, qui c'è dello scotch, quindi prendiamo un attimo le forbici e togliamo qui lo scotch. Allora, eccola qua. Vediamo subito, prima di vedere il personaggio, andiamo a vedere la collezione. Allora, questa collezione con dei personaggi della prima serie sono appunto un Magikarp, Snorlax, Pikachu, poi c'è, non mi viene più il nome, Gengar e Machamp. Mi sembrava ci fosse anche Jigglypuff, ma magari mi sbaglio con un'altra serie, forse era questa qua. Comunque abbiamo questi qua. Allora, mi piacciono tutti, ovviamente spero di non trovare Pikachu perché ce l'ho in tutte le salse e le forme, e gli altri sarei contenta con tutti, ovviamente Snorlax è uno di quelli che mi piacciono di più. Questa serie, come vedete, è costituita da dei personaggi che sono questo un portaspillette, questo un fermafogli, questo un reggifogli pure qua, non lo so, elastici e penna. Ok, andiamo a vedere quali abbiamo trovato noi. Machamp, carino, non avevo nulla di Machamp, quindi sono contenta. Eccolo qua, e qua c'è la base e qua potete appoggiare la penna. Allora, è gommoso, come vedete, non è rigido. Eccolo qui, è fatto molto bene, come al solito le figure giapponesi sono fatte benissimo e costavano veramente poco, tipo 1 euro, 2 euro a pezzo, ora non ricordo bene. Eccolo qua, molto carino, e qui appunto andrebbe una penna, vediamo un po' se la tiene. Questa ora è abbastanza grande, quindi non credo che ce la fa. Ci vorrebbe una più piccolina. Ecco, questa è un pochino più piccola, la tiene abbastanza bene, come vedete. Eccola qua. Ovviamente non è una cosa super sicura, però è molto carino e simpatico come oggetto da scrivania, quindi lui mi piace molto. Benissimo, questa è la prima sorpresa di oggi. Andiamo a quest'altro. Allora, questo, vediamo un po'. Andiamo a vedere un attimo la checklist. Allora, questi sono della seconda serie, se non sbaglio. Abbiamo gli starter, come vedete, molto carini. Chikorita è una delle mie preferite. Poi abbiamo Pichu, abbiamo Togepi e abbiamo questi due che sarebbero pure fantastici, Espeon e Umbreon, ma devo dire che quasi tutti mi piacciono. Ah, e c'è anche Pikachu come al solito, non l'avevo visto. Ovviamente loro due sarebbero i miei preferiti, ma appunto mi piacciono tutti quanti, quindi andiamo a vedere cosa trovo. Yay, Togepi! Carinissimo! Allora, lui è uno dei miei Pokémon preferiti, quindi sono super contenta di averlo trovato.
Ovviamente la mia mira era su Espeon e Umbreon maggiormente, ma sono molto contenta anche con Togepi. Poi se magari qualcuno ce l'ha doppio e lo vuole vendere, qualcheduno che ha appunto Espeon o Umbreon, fatemi sapere. Eccola, carinissimo Togepi. Ovviamente originali, molto resistenti questi portachiavi in gomma, molto carino. Carinissimo Togepi. Allora, anche la ball è super carina con questo colore fucsia. E andiamo all'ultimo. Allora, questa serie ne ha due che mi piacciono particolarmente. E già vedo una cosa che mi piace, cioè del bianco. Allora, vediamo un attimo. Allora, sono solo quattro, se non sbaglio, o cinque. Cinque. C'è il solito Pikachu, che non capisco perché lo debbano mettere ovunque. Poi c'è Rowlet. Mi piace Pikachu, però insomma sempre è un po' stancante. Poi c'è Jigglypuff, molto carino con la sua posa arrabbiata. Questo che è quello che volevo di più, cioè appunto un Vulpix di Alola bianco. E poi c'è lui, sempre di Alola, che ora mi sfugge il nome. Si vede che sono arrugginita con i Pokémon, non apro più pacchetti, quindi sono un po' arrugginita, quindi ditemelo nei commenti come si chiama. Cubone forse, non mi ricordo. E niente, questa è l'immagine di loro tutti insieme. E io ho trovato Vulpix, quello che volevo di più, quindi sono super felice. Eccolo qua, che carino e adorabile. Ha il suo nastrino blu. E quindi sono stata fortunata anche a prenderne uno solo e l'ho trovato, sono contentissima. E è carinissimo, tipo sta trotterellando in giro, posa abbastanza dinamica e molto bello. Vulpix di Alola è diventato uno dei miei Pokémon preferiti perché io adoro gli animali bianchi, quindi top. Questo è un animale delle nevi, perciò stupendo. Quindi, questi sono tutti i Pokémon che abbiamo trovato oggi. Ditemi qual è il vostro preferito. Il mio indubbiamente è Vulpix, ma mi piacciono tutti tantissimo. Quindi ditemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate e fatemi sapere se prenderete qualcosa o se avete preso alcuni di questi Gashapon da Candy Sun o altrove. Io vi mando un grosso bacio e un salutone, ci vediamo al prossimo video. Se vi è piaciuto mettete un like, un commento, iscrivetevi al canale, partecipate ai miei giveaway che sono aperti, sono ben due. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!